Hola! Siamo appena tornati da fare jogging. Madonna, che caldo. A me lo sport proprio mi piace tantissimo, sì, però mi stanca. No, scherzo. Abbiamo un cerchietto in testa. Guardate come brilla, ma che bello. Cazzo lì, è bellissimo. È bellissimo, sì. E perché? Perché non mi ricordo quale ragazza in una live ci aveva suggerito di fare quel gioco che faceva una buona domenica anni fa. Perché effettivamente... un cerchietto, scusa. Perché effettivamente noi nelle live abbiamo... tra i 1000 e i 2000 utenti, quindi non è che possiamo ricordarci, no? Chi ce l'ha detto? Tre erano, tra l'altro. Tre. E nemmeno ce lo ricordiamo. E nemmeno ci ricordiamo, mi dispiace. Tre eravate, cioè. Come se... potresti fare concorrenza a Rosario Muniz. Cioè, ma guarda! Guarda! Tutto lo zucchero va venire a pelo. Guarda la sedia, no. Guarda il tappeto. Perché mi hai fatto ridere? Ora dico, sei stati una vita e mezza a vedere che video fare. Poteva mangiarsela prima, no? Adesso che stiamo facendo il video, si è presa la bugia, se la sta mangiando. Ma si può? Oh. Allora, niente, spiego io. Dunque, va. L'altra volta appunto stavamo facendo una live e questa gentil donzella ci ha suggerito di fare questo gioco qua. Quindi io ho deciso una parola, o meglio, un qualcosa. Non so perché mi fai... mi sto soffiando il naso mangiando. Lei ne ha decisa un'altra. Io metterò la mia nella sua fronte, lei metterà la sua nella mia fronte. Abbassiamo la ripresa della camera, esatto, così non, così ci, non vediamo. Ci vediamo. E dobbiamo una sola... allora, abbiamo scritto una sola cosa, quindi è un qualcosa di più articolato, sono più parole messe insieme. Perciò dobbiamo, tramite vari aiuti, riuscire a capire che cosa l'uno ha scritto all'altro. Ovviamente si possono fare delle domande, la parola si può scomporre, fare un rebus, insomma in qualche modo chi ci arriva prima vince. Esatto, sì. Quindi, ora abbassiamo la cam. Mm-hmm. Io metto a Dani... ah no, lo specchio. Gira lo specchio. Perché sennò... bravo. A finire che... sei stato corretto. Vedo lì. Ancora un po'. Ancora come cacchio è sto mouse. Ok. Lo mettiamo qui. Perfetto. Allora, la parola... è... aspetta Dani, metti... ora io tanto non ho la tua, quindi non... chiudi gli occhi, chiudi gli occhi. Okay. Girati, avvicinati, abbassati, almeno la vedono più giù. Fermo. Ecco, ora la vedono, così anche se dopo non si dovesse vedere, l'hanno vista. Ok. Ora tu metti la mia. Allora, aspetta che... ok, ora chiudo gli occhi, controlla se... gli occhi. Se la leggono. Guarda cos'è la cam, questo, sì? Sì, quello bianco in basso. No, aspetta però, vedo la mia così. Oh merda, l'hai vista? No, non l'ho vista. Visto... aspetta, aspetta, non ho visto, ho tappato. E ora non la puoi... vabbè, insomma, si vede... scusami, no. Aspetta, aspetta, si vede sicuro. Non lo so. Ma sì, si vede sicuro, Dani. Dai, io mi copro. Ma si vede sicuramente. Mm. Spero. Dovevamo farlo aspetta. Prima. Ah, brava. Chiudi gli occhi. Chiudo gli occhi. Ok. Un po' più giù. Ecco. Si vede? Aspetta. Ok. Avranno letto. Dai. Ok, vada da. Ok. 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 Aspetta, rialzala. Ritirala su. Scusate, due impediti. È partito alla grande questo video. Ok, dai. Allora, comincio io, ti faccio una domanda. Ok. Sono una persona? Sì. Ok. Ok, anch'io lo sono? No. No. Ok. Tocca a me. Sì, giusto. Donna? No. Dunque, io posso essere usato... io prendo appunti, che non mi ricordo. Vuoi prendere appunti? Posso essere usato... sì, va. Posso essere usato giornalmente? Sì.
Sono anziano? No. Ok. No. Anziano. Sono un oggetto che possono usare tutti? Sì. Sì. Sono giovane? Sì. Giovane. Sono un giovane uomo, quindi, ok. Mm-hmm. Dunque, io sono un oggetto. Allora, da quante parole è composto tutto questo oggetto? A parte io sono. Mm-hmm. Uno, due, tre, quattro e cinque. Cinque parole. Anch'io quante parole sono? Uno, due, tre, quattro, cinque. Uno, due, tre, quattro, cinque. Sette. Sette parole. Cinque parole. Allora, è una cosa che tu ripeti abbastanza. No. No? Non ti metto la merda di Gianni Morandi. Come ti prevedevi l'altra volta. Ripete spesso. Sono la merda di Gianni Morandi. No. Allora, sono un uomo giovane. È un tormentone? Direi di no, perché io lo sento. No, no, okay. Perché lo dicevamo al lavoro noi, più che altro, quindi okay. No. Ok, no, tormentone. Si può sapere in quale circostanza viene più usato questo oggetto? Ma dipende quando uno ne ha voglia. La mattina, il pomeriggio. Quindi. Dipende da quando uno ne ha voglia, non c'è un orario questa volta. Sì. Vuole. Venti, prenditi il blocchetto lì. Ah sì, è vero, stupido. Sono una celebrità. Ma nell'immaginario collettivo sì. Che vuol dire nell'immaginario collettivo? Celebrità. Ok, sono una celebrità. Giovane uomo. Tocca a te. Chi è al di sotto dei 18 anni, in teoria, non potrebbe usare questo oggetto. Può usarlo? Sì? Sì, sì, sì. Ho la barba? No. No. Barba. Non indovineremo mai. Mai. No, infatti ci stavo pensando, mai indovineremo. Allora, un oggetto. Che di più specifiche su questo sempre. Oggetto? Possono usare tutte, composto da cinque parole. Ma le cinque parole definiscono l'oggetto o l'oggetto? Definiscono questo oggetto particolare, come dire che ne so, lo shampoo, poi c'è lo shampoo antiforfora per capelli, sì, capito? Ok. Definiscono questa particolarità. Okay. Sono bello. Sì. Bell'uomo. Per me sono un jazz. No, no. Sto pensando a qualcosa che possa. Cioè. Uno lo usa quando vuole, quando ma gira. Deve essere necessariamente a casa o può essere anche fuori casa? No, anche fuori. Certo, non puoi andare a prendere in un negozio di scarpe, per dire. Però se ti rechi nel luogo adatto, che fanno queste cose qua, lo puoi fare anche fuori casa. Certo, in casa tua è sempre meglio, eh? Però uno fa un po' quello che vuole. Ok. Io ti dico... sono magro? Sì. Magro. Un bell'uomo magro. Porto giovamento alle persone? Dipende dai gusti. A te sicuramente sì.
Ok, tocca a te. Ho fatto dei film. Sì. Attore. Vibra. Libro. No. Ma poi ci capisci, guardate come scrive. Il turco. Italiano? No. Per far sì che la gente mi usi, devo essere inserito da qualche parte? No. Continua a pensare a un dildo. Che cazzo ne so io? Ti conosco e quindi... sono anche cantante? No. Senza parte. È un qualcosa che ho mai usato? Sì, sì, secondo me sì. Ti vedo. un attore giovane. L'attore che ha fatto Twilight? No. Ok. Vale come domanda? Tentare di indovinare. Ah sì. Ah, quindi ho perso la mia domanda. Beh, sì, certo. Allora io ti dico, sono una bottiglia, no? Allora sono una, scusa. Era una bottiglia. Allora. Specifica, perché oggetto è molto generico. Appunto, però specifica cercando... bene quale ramo devi prendere. Perché quello che ti dà la giusta. A cosa servo? Troppo specifico. Cosa allora, sono? Mi leggi cosa c'è scritto. A quale ramo? Serve per il corpo? È una cura per il corpo? O comunque... No. No. Che colore ho i capelli? Direi neri, però sul rasato. Capelli rasati. Neri. Dunque, non si usa per il corpo, però è un oggetto che noi possiamo usare. E allora per cosa lo usiamo? Ci porta per la mente, cioè ci fa divertire, ci provoca qualche sensazione. No, non fa neanche divertire. Che cazzo lo usiamo a fare? Scusa, cosa vuol dire? Quante cose facciamo che non sono per divertirci o che non portano particolare beneficio? Sì, se effettivamente no... io sono qui a fare video con te. Fantastico. È un sex symbol. A suo modo, sì. Cioè, ha fascino, quindi. Sì, senz'altro. Fascino. Allora, non serve per il corpo, non ci fa divertire, o comunque non ci provoca sensazioni particolari. Perché ridi? Che cazzo è? Sto pensando a quando lo leggerà. Sarà la minchia di quelle mega... Che altra domanda posso farti? Dov'è che si può comprare questo oggetto prevalentemente? Lo puoi avere a casa tua oppure lo compri... in bar particolari. Secondo me non c'è scritto niente, mi sta portando totalmente... Geniale! Fuori strada. Ti immagini, c'è scritto suca. No, no. Allora,
Cioè, tu gli dici, si comprano in bar particolari, il suo appunto è bar si comprano. Ma io ci capisco. Io ci capisco. Sai che sono dislessico, quindi per me è tutto al contrario. È sardo, bar si comprano. Io... Qual è, in che anno è stato fatto il suo ultimo film? In cui lui è abbastanza, cioè non è che è di passaggio. Non c'è un anno specifico. Lui è spesso nei film. Vabbè, cioè, però dico nel senso, si vede recentemente. Sì, l'anno scorso ne ha senz'altro fatto uno. Allora, anno scorso film. Ok, vai. Credo mettessi il codice. No. Si mangia? Più o meno. Vedi che ci stai arrivando? Qual è la caratteristica che spicca di più del suo viso? Una caratteristica particolare? Del suo viso? Sì. Labbra belle carnose. Labbra carnose. Straniero hai detto? Sì. Sì. È straniero. Ma che cazzo sono in culo? Labbra carnose. Si mangia più o meno. Chissà cos'è. Cosa hai scritto? Si mangia più o meno. Se una cosa si mangia è fresco? Più o meno. No, è caldo. È caldo? Se si mangia più o meno. Cosa vuol dire? Che cazzo so? Se si mangia più o meno. A chi piace lo mangia che... Ma no, più o meno vuol dire che non è una cosa che si mangia. Ma ci sono due cose che si possono fare. Si succhia. Ma da che senso si mangia e si succhia? Mangia e succhia il succo di. Si mangia più o meno. Se non la mangi una cosa là? Odori? Cucini? Là? O mangi o quando infili una cosa in bocca? O caghi? Quando infili una cosa in bocca? O la sputi? Prima! Infili una cosa in bocca? La mangi, quindi fai gnam gnam gnam. O la gusto? Ma scusa, cosa fai? Fini la cosa in bocca, cosa fai? Omololli! Allora, immagina, sei a tavola. La pasta cosa fai? La mangio. Cos'altro c'è a tavola? C'è un bicchiere. Sì. Il bicchiere lo mangi. Ah, ok, quindi si può anche bere. Oh, cazzo! Lo succhi. È caldo. Oh, vuoi succhiarti un tè? Beh, ma la mangi, mi devi dire no, non si mangia, si beve. Più o meno, per portarle sulla strada di una cosa che entra in corpo e dalla bocca. Ok, quindi si beve. Ti ho aiutato perché sì, sennò il video dura tanto. È vero. Quindi dammi un aiuto, anche tu alla mia domanda. È sposato? No, non è sposato, no. No, dammi un aiuto. Per quello che ne so... Ha avuto parecchie storie, oltretutto. Cioè, come dire, un latin lover. Ok. Di quelli pesanti, proprio. Ma è fidanzato? Non lo so. Ah, dai, dammi un aiuto. Non lo so. Cioè, quanti ce n'è attori non sposati? È di colore. Oh, questo è già un aiuto. Di colore. Ma io non li conosco. Ho capito. Will Smith. No, Will Smith è sposato. Ma chi cazzo è? Poi sono sette parole. Vabbè, potrebbe essere il buco di culo di Will Smith. Ok, sì. Hai scritto sette volte la stessa persona. No. Io non ne conosco altri attori di colore, Dani. Mi sa che mi devi aiutare. Allora, si beve, è caldo, mi avevo detto. E se vado solo in bar particolari, perché non tutti lo fanno. Si beve ed è caldo. Ma è un
E si può chiamare anche tipo caffè? Sì. È il ginseng? No. Scrivi. Okay. Sul caffè ci sei, ci sei. Sul caffè ci sono, non è ginseng. Ti sta uscendo. Girati. Volevo solo avere la visione di te che c'hai. Io sono un attore di colore. Te mi stai trollando? No, guarda. Te lo giuro. No, no, te lo giuro. Ma dove cazzo mi hai pescato qua di colore? Ma colore marrone, intendi? No, perché magari poi alla fine mi dice che è cinese. Stai no, no. Giovane, un attore di... Dani, mi devi dare un aiuto. Che altro aiuto ti posso dare? Questa cosa che ho scritto in fronte è un'azione che fa. Se sono tante parole, ma è solo sì, un nome. Brava, sì, definisce lui la persona e l'azione che compie. Perché lui è famoso per quell'azione. È un attore porno. Sì. Oggi Madbon. Chi è? Ah no, come si chiama quell'altro lì? Ma non è nero? Quello che ce l'ha 33 centimetri. Non è nero però. John Holmes. Ah, no, no, John Holmes è bianco. Non ne conosco attori porno marroni. Marroni. Attori porno marroni. Dani, io non ne conosco attori porno marroni. E ora? Ma sì che lo conosci, cioè sicuramente l'hai già sentito nominare. La finisci di far scappare il foglio. Sicuramente l'hai già sentito nominare. No, giuro. Vabbè, insomma, ti ho dato un aiuto. Ok. Allora, sul caffè, ma sono davvero sulla buona strada sì, io? Sì, sì, quindi... molto buona. Si può definire quasi un caffè, non è ginseng. Cioè, è un caffè con qualcosa di particolare. Macchiato. Più o meno. Macchiato più o meno. Cosa posso dirti? Ne ho mai parlato io? Dai, non lo conosco. No, penso di no. Tu mi stai facendo venire scema, io neanche so chi è. Ma tu no. Vicino al piano di sotto. Che cazzo è sto qui? Un vendifazzolettaio di brignole. Ma no, ma no, ma dai, non puoi non conoscerlo. Cioè... ma ti giuro, non lo conosco. Allora, facciamo così. Tramite alcuni gesti, proviamo a... a mimarla? Io a te, tu a me, a mimare ciò, okay. Le parole dopo. Okay. E poi proviamo ad indovinare questa persona. Scomponiamo la parola. Esatto. Allora. Comincia tu. Allora. La prima parola, mi spieghi ora. La prima parola è lui. La persona, ok. Sì. Stretto. No. Tu hai paura. Quando sei... buio. Mm. Allora, questa persona è al buio? Ah, questa persona buia? No, no. Scura? È proprio buio. Buio. C'è la persona. Che cazzo hai fumato? C'è la persona. Sì. Buio. E poi. Esatto. C'è un'altra. Scusa, come si fa a dire Jerry Scotti buio? No, ma che aspetta. Ci sono anche delle. Come dire, delle. Sì, degli articoli prima, degli articoli ah. Articolati. Articoli questa persona. Articolati. Ma che cazzo è? Io ho detto anche a. Questa persona al buio? No. Persona, virgola. Nel buio? Ok, sì. Prima c'è un'altra cosa. Quando è sta... nel buio? No, non verbo, ma... sta. No, non verbo, ma preposizione. Nel io buio. Ho questo. E. Ok. E nel buio. Ok. Vado avanti? Vado avanti io? Eh sì, dai, ora io. Allora, la prima parola. Oddio, la prima parola è un articolo. Il. Il. Ok. Segnatelo. Io tanto mi segno. Il. La seconda parola.
La seconda parola te la scompongo. Io. Oppure. Me. Me. Non riesco a stare in serio. Allora, come si dice a Napoli? Sei proprio un... stronzo. Stro. Il mestruo. Il mestruo, perfetto. Okay. Tocca a me. Hanno scritto stro... C'è caffè, caffè corretto, capite, no? Tu ragionaci che poi... Allora, sta cazzo e nel di sei... buio... E nel buio... Io faccio un'azione che ricade su di te, quindi... Mi danneggi? No. Che cosa vuol dire? Faccio un'azione che... Io faccio A? Faccio A? Io faccio A? Una cosa. Cosa vuol dire? Io faccio A? Io? Faccio a me? Se però fossi io? A te? Ok. Te. Ok. Te. E nel buio? Te lo... Mandingo! E nel culo te lo... No. E nel buio? E nel buio te lo spingo? Sì. Vedi che la sapevi? Vedi? Ma io sapevo mandingo nel culo te lo spingo. Ah, no, nel buio te lo spingo. Nel culo era troppo volgare. Io sono mandingo e nel buio te lo spingo. C'è un attore porno, sì. Beh, mandingo. Allora, tu sei il mestro. Intanto ho tirato un nasilonino. Ok, ti scompongo l'altra parola. Allora, se una cosa tipo quelli... No, anche un mandarino lo lasci all'aperto per tanto tempo. Rancido. No, no, facciamo un altro esempio, va. Il contrario di umido. Secco. Il maestro secco. Poi. Quindi ancora due parole. Sì, sapendo che una la sai già. Cosa so? Il maestro? No, te l'avevo detto. Il maestro secco? Te l'avevo detto. Il maestro secco nel caffè. È un oggetto, ma cos'è? Il maestro secco nel caffè è un oggetto. Il maestro secco nel caffè, cuoricino, eh? È vero, non hai indovinato il cuoricino. Ma si può? È il buio te lo spingo. Io muoio. E questo è quanto. È durato 28 minuti. Beh, siamo stati bravi, eh. Siamo stati bravi, insomma. Era una cosa difficile, quando non è che era me, sono l'acqua. Me, poi è scritto stru. Me, me. Stru. Vabbè, salutiamo. Ciao. Ciao.